Buongiorno e ben trovati. Un nuovo appuntamento con Santi per vocazione, storie di vita e di santità. In questa puntata, come ormai questi mesi stiamo mettendo in luce, vogliamo ancora una volta parlarvi di un servo di Dio, ma questa volta appunto continuiamo a parlare di laici impegnati nel mondo e nella Chiesa. Quest'oggi nella nostra puntata parleremo del servo di Dio Igino Giordani. A parlarci di lui il direttore del Centro Studi Igino Giordano, il professor Alberto Lopresti. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno direttore, ecco, come dicevo in apertura, anche quest'oggi all'interno di questa nostra trasmissione vogliamo parlare di un laico e questa volta parliamo di Igino. Ecco, chi era? Igino Giordani è stata una figura straordinaria del XX secolo. Lo attraversa tutto, affrontando le sfide che questo difficile secolo poteva proporre a un uomo laico come lui. Lo troviamo in trincea nella Prima Guerra Mondiale, lo troviamo impegnato col Partito Popolare fin dalla sua nascita, lo troviamo tra i padri della Democrazia Cristiana, al fianco di De Gasperi, membro dell'Assemblea Costituente, deputato alla prima legislatura per la Democrazia Cristiana. Poi lo ricordiamo anche come focolarino, il primo focolarino coniugato, perché ha conosciuto e accompagnato Chiara Lubich fin dal 1948, al punto che viene riconosciuto come confondatore. Potremmo citare tante altre cose, per esempio l'essere stato un precursore del Concilio Vaticano II. Adesso che ricorrono i 50 anni dal concilio, basti pensare che uno dei famosi libri di Igino, Laicato e Sacerdozio, viene pubblicato pochi mesi prima della pubblicazione della Lumen Gentium, anticipando alcune tesi che erano care a Igino già da tempo. Potremmo riflettere tanto su questa figura. Come laico sarà efficace ricordare che è uno di quelli che si è fatto santo, si sta facendo santo attraverso la politica, non nonostante la politica, cioè profondeva il suo impegno quotidiano a tradurre in virtù civili, in virtù più pubbliche, quelle che erano l'aspirazione a grandi ideali come quelli della Chiesa e della cristianità. In questo senso è un segnale, un modello ancora oggi per tutti noi. Ecco, direttore, per conoscere meglio, proprio Igino, dove nasce, dove vive, ecco, la sua santità? A Lui nasce a Tivoli nel Tivoli. 1894, quindi siamo alla fine del XIX Un secolo. secolo. È evidente che il clima è ancora quello di coloro che si contendevano il destino dell'unificazione. Quindi lui nasce in un ambiente che ha tanto subito l'influenza della cultura massonica, della cultura marxista, ma riceve un'educazione. I genitori erano contadini, essenziale dal punto di vista cristianesimo, molto semplice e quindi anche molto ben radicata. E lo vediamo nella sua Tivoli cominciare a studiare in seminario. A quel tempo, se eri portato per gli studi, Certo, dovevi frequentare il l'ingresso seminario. nel seminario. Sì. E in più rimanere affascinato da alcune figure di gesuiti che nella sua Tivoli provavano a opporsi alla deriva ideologica marxista o alla cultura sotterranea massonica per far prevalere i principi della Chiesa. Quando va in guerra, viene Sì. chiamato nel 15, lui era già un pacifista che nei 2 anni precedenti, durante i dibattiti sull'opportunità o meno di entrare in guerra, si era schierato per la cultura di pace. Molti diventeranno pacifisti dopo aver visto l'orrore della guerra. Ecco, è vero che lui diceva pace, servizio del bisogno d'amore tra le genti, così scriveva qualche anno dopo la guerra. Questo è uno dei modi per riconoscere la sua profonda cultura della Della pace. pace, Poi certo. riconosciamo altri aneddoti.
la sua pace appunto non era strategica, era teologica. Certo. Per lui l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, quindi uccidere un uomo è commettere deicidio, cioè uccidere Dio nella sua effigie, e questo non era permesso. Ecco, infatti lui non sparò. Non sparò mai un sol colpo contro il nemico, e per questa sua scelta coerente ed eroica fu gravemente ferito sulle trincee del Carso, riportando una situazione clinica che lo porterà a sostenere ben 11 operazioni chirurgiche tra la vita e la morte. Quello è il momento anche nel quale avvia uno splendido colloquio con Dio, che avverte lontano ma lo avverte, e al quale chiede il senso di tanta tragedia. Sì. Certo, lui viaggiò anche, andò in America, però poi divenne anche padre di famiglia. Sì, diciamo che siccome fu tra i primi ad accogliere l'appello ai liberi e forti lanciato da Sturzo nel 19 e si trovò a lavorare per il neonato Partito Popolare, quando il regime fascista nel 26 chiude le libere associazioni, molti di questi esponenti coinvolti col Partito Popolare fanno bene a cambiare aria. Certo. Lui intanto però sarà già sposato nel 22, dunque va via dall'Italia avendo già una moglie e un figlio. Non con la sua famiglia, da solo. No, perché quello era il momento nel quale, pur di non essere perseguitati dal fascismo che cominciava a mietere le sue vittime illustri, certo, anche Sturzo dovette riparare a Londra, Donati e altri, Giordani se ne va negli Stati Uniti d'America a conoscere la moderna tecnica della biblioteconomia. Quando tornerà a Roma diventerà direttore di una sezione della Biblioteca Vaticana. Ecco, però non si ferma anche il suo desiderio, ecco, soprattutto come raccontano tanti per sostenere la famiglia, ma anche il suo desiderio anche di sapere, di far conoscere, diventa anche giornalista e scrittore. Era appunto, perde la tessera di giornalista quando nel 27 il fascismo gliela sequestra. Certo, certo. Perché? Perché aveva fatto degli articoli contro il paganesimo fascista, ma poi prosegue la sua attività di scrittore, contiamo circa 90 libri scritti da lui, e di articolista, direttore di giornali, è stato direttore di giornali importantissimi, non ultimo Fides, una rivista pontificia, certo. Era un laico sposato, direttore di una rivista pontificia, tant'è che molti lo chiamavano padre Giordani, perché uno di questo livello minimo doveva essere gesuita, e lui invece era un padre sì, ma di 4 figli, come ribadiva, ma è stato direttore del Popolo, l'organo della Democrazia Cristiana, direttore della Via, è stato appunto un giornalista che ha divulgato la sua coerenza e la sua passione per la Chiesa. Ecco, poi nel 48 incontra Chiara Lubich. Sì. Un incontro davvero bello che poi porterà anche il suo impegno proprio nei focolarini. Sì, lo incontra alla Camera dei Deputati, innanzitutto. Era un deputato famoso ormai, sì. Aveva 54 anni nel 48 e incontra Chiara Lubich, che è una signorina che ha la metà dei suoi anni circa e aveva avviato una originale esperienza spirituale nel nord Italia. Sì. Fino a quel momento Igino Giordani veniva considerato un ortodosso e attento applicatore dei canoni della Chiesa, quindi non uno che facilmente si emozionava per le novità spirituali. Ecco, anche forse rimaneva un po' distante. Ma no, diciamo, era proprio visto come si diceva allora il martello degli eretici, cioè tutte le proposte molto nuove che la Chiesa in quei momenti complicati, pure la Chiesa fu attraversata, vedevano in Giordani uno che era direttore dell'organo della preservazione della fede, cioè appunto Fides. Certo. Però quando conosce questa Chiara e la spiritualità del movimento, sì, si trasforma completamente, si trasforma, la segue, mette tutta la sua energia e la sua intelligenza al servizio di questo movimento dei focolari che nasce ben prima del Concilio Vaticano II, quindi se vogliamo non era solo una proposta molto originale ma anche amena, cioè profetica in senso pieno, e da quel momento la sua rapida ascesa verso le vette spirituali più luminose diventa inarrestabile, al fianco della fondatrice Chiara Lubich. Sì.
Chiara. E infatti lui dice: in me era entrato il fuoco, così confessa dopo quando conosce Chiara e la spiritualità del movimento dei focolari. E così viene ricordato, lo diciamo, il suo soprannome era Fuoco. Sì, questo fu proprio il nome che Chiara gli Diede, diede. sì. Lo racconta in modo molto curioso, Igino. Era anche una persona molto comica. Diciamo, in quel gruppo di giovanetti che accompagnava Chiara Lubich non si usavano i titoli ufficiali, per esempio direttore, professore, onorevole, tutte cose che Giordani era. Igino non lo chiamavano tutto sommato, allora ci voleva un modo per chiamarlo che fosse più diretto, più familiare e fu Chiara che lo chiamò Fuoco. Poco. Entrò il fuoco, sì, dentro l'anima di Giordani, ma non perché prima ne fosse digiuno, prima dell'incontro con Chiara aveva già scritto sui padri della Chiesa, greci e latini, aveva scritto delle ottime agiografie di alcuni santi, aveva scritto dei volumi importanti su Maria, una vita di Gesù paragonabile a quella del Ricciotti, su Contardo Ferrini, Ferrini. su Ozanam, aveva scritto su San Vincenzo De Paoli, su Ignazio di Loyola, su Caterina da Siena. E quindi quando dice conoscendo Chiara mi è entrato il fuoco, non sull'aridità di un'anima che non era stata addestrata alle bellezze spirituali, in realtà su un'anima che aveva fatto del cristianesimo un progetto culturale e anche di disposizione personale, ma al quale mancava questo forte richiamo spirituale che lui troverà nell'ideale di Chiara Lubich. Dichiara, è vero che proprio, ecco, per continuare il discorso sulla pace, sul suo non usare le armi, fu uno dei primi appunto che presentò la proposta di legge per l'obiezione di coscienza? Presentò con il socialista Calosso Sì. una legge sull'obiezione di coscienza, la prima La prima. effettivamente. E la cosa curiosa è appunto che siamo nel 51, quindi in Certo. pieno clima di guerra fredda, attenzione, ecco. E in pieno clima di guerra fredda lui Propone. propose con un socialista questa legge e naturalmente ricevette la deplorazione già da membri del proprio partito. Non sempre la Partito. Democrazia Cristiana comprendeva le iniziative di Igino, perché Igino era fedele alla sua coscienza e la disciplina di partito spesso invece lo voleva obbligare a delle scelte che lui non sentiva proprie. Certo, Questo non è era fedele al tipico. partito, era fedele alla sua coscienza, al suo credere. Sì, appunto, ma questo è tipico di coloro che si Certo. muovono nella profezia in politica. E allora in questo senso propose l'obiezione di coscienza e mentre la presentò come relatore alla Camera, dai banchi della destra in cui invece si coltivava l'amore patrio, si ersero urla all'indirizzo del difenderemo noi la patria, voi vigliacchi non siete capaci. E lui replicò ricordando che era un mutilato invalido di guerra, un decorato della prima guerra mondiale. E in tal senso ancora, nella forte ironia, riuscì a ridimensionare anche le accuse più polemiche che si poterono costruire. Sì. Ecco, direttore, lei prima, quando appunto ha cominciato a presentarci Gino, ha detto, sottolineando, ecco, che fu il primo laico poi ad entrare nel movimento, dei focolari, cosa che poi fecero anche gli altri grazie alla sua testimonianza. Il Non solo primo. consacrati sacerdoti, ma anche laici, famiglie. Devo dire, non è proprio preciso, perché il movimento dei focolari è fatto prevalentemente da laici. Chiara Certo. Lubich è una laica, i suoi primi compagni e compagne sono laiche. Il primo coniugato che fece la Coniugato, scelta ecco. di consacrarsi. Ecco, Certo. oggi è una via della Chiesa la La consacrazione creazione dei coniugale dei con, coniugati. sì. Ecco. E il primo, ben prima del Concilio Vaticano II, fu Fu appunto proprio lui. Igino Giordani. Sì. Igino Ecco. Giordani nel movimento dei focolari. Poi lui si è spento nel 1980 ad 86 anni. Sì. 86 anni. Cos'è accaduto dopo la morte di Igino, soprattutto per, diciamo, per la famiglia, per la Chiesa, i primi movimenti anche per quanto riguarda il processo? Ecco, nel 1980 muore e il clima è quello tangibile della santità. Sono tanti che vanno a trovarlo al capezzale per un ultimo saluto, riconoscendo in lui appunto le virtù che oggi lo propongono come modello e anche in una fama
di santità che corre di bocca in bocca. Poi dal 1980 in poi anche Chiara Lubich lo porta spesso ad esempio del popolo dei focolari come una delle figure da poter seguire per rimanere coerenti in questa scelta. E mentre il popolo dei focolari coltiva l'interesse per questa figura, da Tivoli, il vescovo di allora, che era Monsignor Garlato, telefona un giorno a Chiara Lubich per avvisarla che avrebbe l'intenzione Di di avviare la aprire. causa di canonizzazione di Sì. Gino Giordani, detto Foco. Allora è la Chiesa locale che avvia una cosa che il movimento dei focolari ha come profondamente cara. E in questo senso oggi Gino Giordani continua a formare le nuove generazioni dei membri del movimento dei focolari, perché è molto presente nei momenti di formazione spirituale, appunto, lo ascoltiamo in audio, in video, alcuni suoi testi. E in più anche una certa fama dei segni, cioè intercessioni che Gino promuove presso Dio per delle grazie, dei favori a dei problemi delle famiglie o dei bambini, giungono a noi con una cadenza ordinaria che dice che il nostro Igino si sta dando da fare parecchio Ecco, ma anche là. attualmente è stato chiuso il processo diocesano o no? Sì, l'inchiesta Processo di... diocesana è chiusa e stiamo lavorando sulla positio, cioè sulla La presentazione. raccolta? Sì, la raccolta dei testi che hanno deposto, la raccolta dei documenti che Documenti? potrebbero provare nella biografia appunto le virtù eroiche di Eroiche Gino Giordani. di Sì. Gino. Ecco, io quando l'ho presentata come direttore del centro. Che cos'è questo centro Igino Giordani? Di cosa si occupa? Fu un'idea di Chiara Lubich già nel 1985. Perché il lascito di Gino Giordani è una grandissima Miniera, corrispondenza, mamma mia, sì, certo. con pontefici, presidenti della Repubblica, politici, senatori, deputati, uomini internazionali di altre chiese, di altre religioni, epistolari con i membri del movimento dei focolari. Allora c'era tutto un grande archivio da dover sistemare, anche tutti i suoi scritti, editi e inediti, che sono una mole incredibile di lavori sui quali continuiamo a lavorare. Allora, Certo. per far questo è stato creato un centro che avesse come scopo preciso l'archiviazione, la catalogazione e la custodia di questo immenso patrimonio e in più la promozione della figura. Ancora oggi il centro di Gino Giordani, oltre a essere un punto di riferimento per gli studiosi che vogliono approfondire la sua testimonianza nel contesto storico-politico e culturale di appartenenza, promuove anche delle iniziative per riportare alla luce il suo insegnamento e la sua figura. Ecco, infatti, lo volevo sottolineare prima, tanti studiano proprio la sua personalità, tanti studiosi, tanti giovani che anche delle tesi di laurea sono scritte proprio su di lui. Sì, ne abbiamo circa un centinaio quasi, perché è una figura che si presta a studi e approfondimenti dal punto di vista appunto della storia politica, della teoria politica, della storia comparata, della prapatristica, della deontologia del giornalista e quindi sono in molti e c'è il nostro archivio che mette a disposizione di chiunque volesse intraprendere uno studio di questo tipo del materiale ben costruito, ben Ecco, intanto noi catalogato. vediamo anche il sito in modo tale da dare poi tutte le informazioni necessarie a coloro che ci seguono. Direttore, oggi per conoscere meglio, oltre a visitare il vostro sito, si può pregare, ecco, Igino Giordani e dove si trova adesso? Igino Giordani in questo momento è nella cappella Sì. del centro del movimento dei Dei focolari, focolari. in Rocca di Papa, a Sì. via Frascati 306, ed è la sua tomba è affiancata a quella di Chiara Lubich, Lubic, ecco. morta nel 2008, quindi la fondatrice e il cofondatore riposano nella Vicini. Ecco, cappella del movimento dei focolari. Sì. immaginiamo che è un luogo davvero visitato da tanti pellegrini per Eh certo, pregare proprio sì, sulle. è così. Ed infatti anche il centro è a disposizione, è aperto per tutti coloro che volessero
portarsi vicino alle spoglie mortali Sia di Chiara che di Igino. che di Gino, sì. Per conoscere meglio, abbiamo detto, Igino, ecco come fare, ma qual è il messaggio di oggi ai nostri telespettatori? Ecco, noi presentiamo queste figure per farle conoscere, per pregare affinché poi il processo possa anche continuare, ma soprattutto davvero perché sono delle belle testimonianze. A maggior ragione oggi, in questi tempi, la salita agli altari di un laico davvero assume un significato importante. Qual è la testimonianza e soprattutto il messaggio che lancia oggi e lascia oggi Gino ai nostri telespettatori? Il seguente, credo. La santità è una via per tutti. La perfezione delle virtù eroiche può essere praticata ovunque nella nostra quotidianità. Non serve un luogo riservato, protetto, non serve un luogo no, nel quale il silenzio la fa da padrone. Serve semplicemente una coscienza forte e illuminata dei valori che il Vangelo chiede di tradurre in vita sociale, in vita pratica. Igino Giordani ha vissuto davvero in mezzo al mondo, gomito a gomito con chiunque, ha conosciuto le ferite della storia in un modo incredibile e la sua risposta è stata sempre una risposta che puntava all'unità della sua anima con Dio, passando per quella del fratello. Igino in questo senso direbbe a ciascuno di noi, ancora una volta, ce la possiamo fare tutti insieme a fare della nostra vita un santo viaggio. Bene, davvero grazie direttore per questa testimonianza, per questa presentazione della storia di vita e di santità del servo di Dio Igino Giordani. Grazie, speriamo, lo dico sempre, di sentirci quanto prima, magari per qualche movimento in più per quanto riguarda anche il processo. Grazie. Grazie mille, saluto tutti Grazie, quanti, grazie. arrivederci. E quest'oggi davvero una bella testimonianza, appunto quella del servo di Dio Igino Giordani. Volevamo concludere con una poesia che proprio Igino scrisse dopo aver conosciuto Chiara Lubich, ecco, anche di quello che diceva, di quel fuoco che ha sentito dentro sia per Chiara e naturalmente per il movimento dei focolari. Chiara ed il cuore ci sobbalza in seno, Chiara ed il cielo tutto ride lieto. Dietro il tuo nome, ratto arcobaleno, si incurva a terra ardendo il paraclito. O giovinetta che al Signor le porte disse rilievi e con le dita bianche, in terra ecco ci levi membra morte e ci ravvivi creature stanche. Spersa la colpa, doni ai cuori un volo, li trai con forza ad unità con Dio, quel Dio che vive, tuo ideale solo. Tu ci riveli, col divino afflato, tu persa al mondo per totale oblio, tu sposa avvinta ad un Dio abbandonato, tu sposa al Cristo in croce abbandonato, su per i solchi delle ree fatture, vergine guida, mentre il delicato tuo tratto rende le anime più pure. Tu, copia di Maria, figli ricrei, li fai Gesù per ridonarli al Padre, fusi in un corpo mistico ove sei maestra giovinetta, vergine madre. Noi, quanto ti incontrammo, in te la via trovammo per raggiungere il Signore, te figlia nata da Gesù e Maria. Clarificati da quel sorriso, godiamo persi in te il divino amore, o porta spalancata al paradiso. Ecco, queste le parole di Gino per Chiara, ma volevo sottolineare anche quello che Chiara scrisse di Gino, proprio lo abbiamo sottolineato questo rapporto come anche fondatori del movimento dei focolari. Bisognerebbe conoscere tutta la storia di Foco, dice Chiara, è praticamente un cofondatore con me dell'opera e quindi c'è sotto una ricchezza di 30 anni di vita con tutti i dolori, con le gioie, con le esperienze, con tutte le luci, con tutte le tenebre, con tutti i rapporti. Noi vedevamo in Foco il simbolo dell'umanità, poi si è manifestato anche attraverso gli anni non solo il simbolo, ma che Foco aveva anche un carisma, se così si può dire, per l'umanità. E che cosa era questa umanità? Scrive Chiara. Quella che poi è diventata, sono diventati i volontari, le volontarie, i gen, i sacerdoti,
poi tutti i laici, tutto il laicato, quello sparso con tutti i movimenti di massa, maschile, femminile, eccetera. Tutto questo è nato dietro la figura di Foco. Quindi Foco riassume proprio questa umanità rinnovata dall'ideale. Ecco, questo scriveva Chiara a proposito, di Igino Giordani, servo di Dio. Quello che poi abbiamo voluto tracciare, ecco, questa testimonianza è davvero di un messaggio cristiano capace di offrire alla società di oggi figure significative, testimoni in grado di indicare le strade da percorrere se si vuole ridare dignità alla persona e consistenza al tessuto sociale logorato e sfilacciato. Queste le parole di Monsignor Raffaello Martinelli, appunto il vescovo della diocesi di Frascati, per il processo di beatificazione in corso di Igino Giordani. Davvero diceva e sottolineava la salita al cielo, come dicevo, agli altari di un laico in questi tempi assume davvero un significato più forte, più ampio e decisivo. E questa vuole essere sicuramente la testimonianza di quest'oggi del servo di Dio Igino Giordani. L'appuntamento con Santi per vocazione a mercoledì prossimo.